È il palcoscenico da sogno, forse un po' attempato, ma comunque la cornice degna per una partita così importante per Pietra la Croce e Ancon Dorica, due formazioni che cercano nell'ultimo atto, nella finalissima playoff di seconda categoria Girone C, di planare, di decollare allo spareggio intergirone contro la vincitrice di Falconarese e Vittoria Strada, e dunque giocarsi le proprie chance per decollare in prima categoria. Le formazioni, cominciando dalla squadra di casa di mister Marinelli, che manda in campo dal primo minuto Polenti tra i pali, quindi Quercetti, Marini, Dionisio, Severini, Franzoni, Gatto, Modeo, Capotondo, Trolli e Bellavigna. A disposizione Ritelli, Pier Marioli, Saracini, Gasparini, Galandrini, Baldetti e Botticelli. Risponde l'Ancon Dorica, che schiera Pasqualini, quindi in maglia numero 2 Chiaraluce, Antonucci, Ciccarelli, Camilletti, maglia numero 6 per Caimi, numero 7 Belardinelli, 8 Bernardini, con il 9 Mazzanti, con il 10 Vincioni e con l'11 Galeazzi. Poi piano piano vi renderemo anche i giocatori a disposizione del tecnico Paolo Pasqualini, perché dobbiamo concentrarci con la cronaca, con la direttrice di gara Alice Gagliardi della sezione di San Benedetto del Tronto, che ha già dato il via alle ostilità, e l'Ancon prova a rendersi pericolosa dalle parti di Polenti. La rimessa laterale affidata a Antonucci, schierato sulla corsia di sinistra, visti i rientri di Camilletti e Ciccarelli, che hanno fatto benissimo nella gara contro la Belvederese, gara che l'Ancon ha vinto 2-0, mentre il Pietra la Croce ha dovuto superare il Brugnetto, piegare il Brugnetto proprio qua a domicilio, 1-0 grazie al gol del Pocio Baldetti. Gestisce il pallone Trolli, prova a lanciare in profondità, la chiusura di Camilletti, che poi allarga per Chiaraluce, tra i più positivi della sfida di Belvedere Ostrense del Piccioni. Attenzione all'azione in verticale con il pallone per Mazzanti, che può sgroppare sulla destra, lascia partire il cross, Polenti la inchioda a terra, riesce a bloccare questo tentativo di Filippo Mazzanti, che ha tentato di servire Galeazzi, una combinazione tutta torrettana in questo caso, che non ha però sortito effetti. Attenzione ora al Pietra, lascia partire questo cross, a cercare Trolli, si agganciano in area di rigore Ciccarelli e l'Ariete della formazione del P73. Andiamo a vedere anche grazie al replay, c'è stato il fischio di Gagliardi, una trattenuta, non riusciamo bene a decifrare, si stratturano un po' entrambi i giocatori. Fatto sta che l'arbitro ha deciso per il calcio di punizione, dunque ha premiato il difensore e capitano dell'Ancon. In posta Caimi, cerca il lancio di sinistro, trova Mazzanti, il suo controllo contro Severini, lo mette a sedere, poi un altro dribbling anche su Bellavigna, lascia a Chiaraluce, il sinistro in area di rigore, Severini fa valere i suoi centimetri, allontana la minaccia, poi Bernardini la recupera, offre di nuovo a Chiaraluce, si è allargato Mazzanti sulla destra, prova ad andare nella sortita offensiva, lascia partire il cross, attenzione, episodio analogo in area di rigore, lo rivediamo anche qua con il replay, qui è Quercetti a mettere le mani sulle spalle di Vincioni e anche in questo caso alcuna decisione arbitrale. Si resta in perfetta parità, 0-0, due situazioni da moviola. Fatto sta che la direzione di gara non ha deciso per sanzionare né l'una né l'altra difesa. In questo caso qui intervento scomposto di Camilletti, che riceve anche l'ammonizione da Gagliardi per un fallo a metà campo abbastanza evidente e quindi un calcio di punizione. Vediamo se il Pietra prova a scodellare in area di rigore, è così, parte il cross, deviazione di Ciccarelli, poi dalla distanza l'alleggerimento con deviazione e quindi il calcio d'angolo che non vediamo nel corso della nostra maxi sintesi, ma torniamo in cronaca perché c'è il possesso della formazione di Andrea Pasqualini con Caimi, che lascia partire il cross, trova Chiaraluce sul secondo palo, colpo di testa Mazzanti al volo, la palla è buona per Vincioni in area di rigore, si gira ancora lì, intervento e poi Polenti sulla linea, clamorosa la chance per l'Ancon Dorica, ci ha provato Chiaraluce, una deviazione beffarda che per poco non ha trafitto Polenti, molto bravo il portiere classe 90 a tornare sui suoi passi, a smanacciare, a togliere la palla dalla linea. Fischio di chiusura del primo tempo, risultato in perfetta parità in questo derby fantastico tra Pietra la Croce e Ancon Dorica. Ci ritroviamo tra qualche istante per il secondo tempo.
due situazioni da VAR, una in area di rigore dell'Ancon, la prima con Ciccarelli e Trolli che si sono strattonati, l'altra in area di rigore del Pietralacroce con Quercetti e Vincioni. Nessuna, la decisione arbitrale dell'arbitro Gagliardi. Occasione più limpida per la formazione dell'Ancon Dorica con Chiaraluce che ha calciato ma ha trovato un attento Polenti sulla linea a smanacciare. Qui arriva un fischio e una chance per Franzoni che lascia partire il cross in area di rigore. Pasqualini con i due pugni, Paolo Pasqualini l'esperto portiere del sodalizio dorico che va ad allontanare quindi Dionisio che la ricalcia in area di rigore. Attenzione a Franzoni al volo, il gol, l'1-0 del Pietralacroce che dopo 3 minuti passa avanti con il gran tiro al volo di Alessandro Franzoni, tutto solo in area di rigore, è riuscito a calciare, a coordinarsi alla perfezione trovando un gol di importanza vitale per il Pietra che aveva già la doppia chance del vantaggio visto il miglior posizionamento di classifica, ma adesso addirittura mette il muso avanti con questo destro, con questa sberla volante di Alessandro Franzoni che lascia partire tutta la sua gioia, tutta la sua esultanza. Ancon avanti per cercare di pareggiarla, colpo di testa di Ciccarelli, prova a lottare Bernardini che viene anticipato, lancio verso Gatto, prova a girarsi, passa in qualche modo il numero 7, Ciccarelli non può intervenire perché ha ammonito, c'è Trolli che reclama il pallone, viene servito, attenzione a Trolli che vola verso l'area di rigore, insiste, esce molto bene Paolo Pasqualini, quindi Chiaraluce passa davanti, Trolli torna con il fisico, la recupera, offre a capotondo il movimento, Franzoni prepara il cross, poi torna sui suoi passi, cambia lato, mette un po' in difficoltà in questo caso Modeo che palleggia bene, poi Dionisio ancora di prima, Chiaraluce di testa, ping pong con il pallone che non termina a terra, ci prova Franzoni con un colpo di tacco, offre a Bellavigna, il tocco per Trolli, anticipato da Camilletti, si lotta a metà campo, lascia giocare il direttore di gara, pallone in profondità per Galeazzi, fermato subito da Severini, poi si allacciano ancora due giocatori con il numero 17 subentrato dell'Ancon, vale a dire Maria Antoni che commette fallo, Chiaraluce, Camilletti cerca il lancio in profondità, colpo di testa di Maria Antoni, anzi di Mazzanti, poi Bernardini che la mette giù, viene fermato in maniera irregolare da Modeo, Bernardini allontana Modeo, poi serve corto un compagno, Caimmi di sinistro, cerca di nuovo Galeazzi, servito, prova il palleggio Galeazzi, quindi il tiro di sinistro, ci ha provato dalla distanza Dennis Galeazzi, Polenti ancora molto positivo in questo intervento, quindi corner, attenzione all'Ancon che può sfruttare le palle aeree ma il pallone è troppo basso, quello calciato da Dennis Galeazzi che ci può riprovare, prepara la seconda chance, ancora allontanato il tiro, c'è un terzo tentativo per Galeazzi che la rimette in area, colpo di testa di Dionisio, quindi Trolli a servire capotondo, c'è il movimento di Gatto che scappa velocissimo alla retroguardia dell'Ancon, anticipa tutto Caimmi, è isolato, deve spazzar via, ci riesce ma il pallone è in fallo laterale. Pietra che prova a giocare anche con i minuti in virtù del vantaggio acquisito, qui Trolli si gira molto bene, calcia ma non inquadra il massimo bersaglio, rimessa laterale, Mazzanti di testa per Mario Antoni che finisce a terra, non c'è il fallo e allora Pietralacroce che spazza, ancora un contrasto energico tra Ciccarelli e Trolli, stavolta alla peggio il difensore capitano dell'Ancon Dorica che viene ammonito nella circostanza, Franzoni è lui il designato per la battuta dei calci piazzati, un rimbalzo fasullo per poco non inganna Paolo Pasqualini come in occasione della chance per Chiaraluce nel primo tempo, invece la palla qua è terminata alta sulla traversa, Galeazzi lascia partire il cross che attraversa tutta l'area di rigore, prova a controllarla un giocatore dell'Ancon che la rimette, quindi colpo di testa, Ciccarelli si gira, lascia scorrere Polenti, siamo nelle battute finali di questo derbissimo che vale lo spareggio intergirone per l'accesso in prima categoria, pallone in area di rigore, prova a controllarlo Trolli, ci riesce invece Dionisio che si gira e calcia, ma ancora un tiro impreciso per la formazione di Marinelli che resta comunque in vantaggio ma deve difendersi, Severini senza fronzoli allontana la minaccia, Frulla prova a controllare, ancora Frulla viene superato dal movimento di Galandrini che punta, combina con un compagno, poi si allarga, calcia di sinistro e la palla scorre all'interno di tutta l'area di rigore. Si trattava di Baldetti che ha servito Galandrini.
Attenzione al Pietra la croce. Lancio dalle retrovie. Prova a colpire di testa l'Ancon, ma il pallone rimane in aria, quindi frulla. Recuperato da Baldetti. Tenta il tiro dalla distanza. La palla è ancora sul fondo, ma l'Ancon ha bisogno di affrettare i tempi perché sta per scadere il tempo. E arriva in questo istante, infatti, il fischio di Alice Gagliardi che decreta la fine delle ostilità e la vittoria del Pietra la Croce sull'Ancon Dorica per 1-0 grazie al super gol di Franzoni. Un gol tanto importante quanto bello che vale l'approdo allo spareggio intergirone. E visti anche i risultati dell'altra sfida, ovvero la vittoria della Falconarese che ha pareggiato, per meglio dire, ma dopo i tempi supplementari è planata comunque allo spareggio, si affronteranno le due formazioni nel prossimo weekend, mentre l'Ancon Dorica saluta un campionato che l'ha vista indubbiamente come grande protagonista. È svanito il sogno per la squadra di Paolo Pasqualini, anzi di Andrea Pasqualini, scusate, che riceve gli applausi del proprio pubblico, meritati e doverosi. L'Ancon ci riproverà l'anno prossimo. Grande soddisfazione per questa società perché diciamo che il derby era sentito, visto quello che era successo 5 anni fa, io non c'ero chiaramente, però quindi il derby molto sentito, partita tiratissima dove però credo che noi abbiamo veramente meritato la vittoria nei 90 minuti, non solo per il gran gol fatto da Franzoni ma anche per le occasioni poi create di seguito, abbiamo rischiato pochissimo. I ragazzi sono stati bravissimi, sinceramente mi sono lamentato tutto l'anno per varie cose, ma alla fine abbiamo raggiunto un livello di squadra, gruppo eccellente per la categoria. Adesso ci godiamo questo momento, vincere i playoff del girone non è mai semplice. Io fortunatamente mi era già capitato, ma queste sono partite particolari, delicate, bisogna stare calmi, tranquilli, gestire tutte le situazioni che si creano, tanto le squadre che giocano ci mettono tutto, anche loro infatti hanno fatto una partita, penso che hanno dato il massimo e quindi questo legittima ancora di più la nostra vittoria. E l'obiettivo era quello di centrare i playoff, una cosa, la finale playoff non era mai stata raggiunta, vincere addirittura i playoff è quindi un ulteriore passo per la società. Adesso ci godiamo il momento, io sono abituato che me lo godo fino al sabato sera e poi dopo da domani si comincia a pensare alla prossima gara. Noi ce la metteremo tutta per andare più avanti possibile, fermo restando che abbiamo già fatto tantissimo, però questo non deve essere un momento per sedersi, ma bisogna subito, cioè vincere aiuta a vincere, dobbiamo assolutamente cercare di vincere la prossima. Pensiamo alla prossima, il mondo finisce sabato prossimo, adesso. Ricomincia domani e finisce sabato prossimo. È stata una gran bella partita, una battaglia come insomma era nelle previsioni. La posta in palio era altissima, cornice di pubblico degna di categorie ben superiori. Giocavamo contro la squadra più forte che si è rivelata la più forte del campionato dopo il San Costanzo, quindi per noi era un'impresa difficilissima uscire qua con la vittoria. Però insomma io ragazzi devo solo dire grazie perché anche oggi ci hanno provato con tutte le loro forze fino all'ultimo, sono stati anche oggi impareggiabili, solo che ce l'abbiamo messa tutta ma purtroppo non è bastato con questo Pietra la Croce, però devo dire bravi e grazie ai miei ragazzi e complimenti, farmi complimenti al Pietra la Croce che un avversario che si è rivelato super tosto e forte perché tra regular season e playoff ci ha battuto tutte le tre volte, quindi il campo è giudice supremo e insindacabile. Considerando che noi poi partivamo da quinta classificata, che quindi in ogni caso dovevamo sempre vincere, a Belvedere ci è andata bene, meritando. Anche oggi ti dico, abbiamo dato il massimo che potevamo dare, solo che oggi non ci è andata bene. Però voglio dire, veramente bravi i miei ragazzi, sono comportati veramente bene, hanno fatto tutto quello che era stato detto loro, hanno interpretato la partita come l'hanno preparata, quindi niente da dire. E adesso vediamo insomma quali sono i programmi della società e poi valutiamo insieme con calma. E adesso un attimo riposiamo dopo queste fatiche, adesso così a caldo
raffreddiamo un attimo le idee, però insomma, se c'è la possibilità di continuare, ben venga, ecco.